foto alla Belen, tutte provocanti, col perizoma che spuntano fuori. Ah. Oh, vabbè, ti dici, ma come? Ma non è possibile. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Non ci credo che sono a casa mia con delle mura domestiche attorno. Non ci credo che non sto più in vacanza. Non sto più al mare. Vabbè, scherzo, io penso di essere, secondo me, l'unica persona al mondo, ve l'ho detto anche nell'ultimo vlog, a non essere triste nel tornare a casa. Io veramente, chi non piace stare in vacanza con le pacche nell'acqua, al mare, a mangiare al ristorante, a non cucinare, a non fare le pulizie, a tutti piace, però mi piace anche tornare a casa, quindi riprendere il contatto con le mie cose, quindi la quotidianità, la routine, ma anche la mia famiglia, mia sorella, i miei cani, gli altri miei due cani, e poi i miei video, quindi tutto questo a me piace. Mettermi di nuovo vicino al mio computer fisso, che non vedevo da circa un mese il mio computer fisso, perché i vlog in vacanza li ho montati tutti col portatile, quindi mettermi di nuovo di fronte al fisso, ragazze, è veramente una sensazione fantastica che io adoro. Veramente potrei vivere senza tutto, anche senza il mio fidanzato, ma con il mio computer fisso, che per me è veramente il mio grande amore. Sono contenta anche se sono immersa praticamente nelle lavatrici. In tutto questo sono immersa con la testa nei panni, nelle lavatrici, perché veramente non c'è una cosa più brutta è quella di fare le lavatrici, sistemare tutti i panni, sistemare tutte le cose, ma pian piano io ci metto tipo un mese, non sto scherzando, ci metto tipo un mese, mia madre mi darà conferma, a fare le lavatrici, sistemare i panni, sistemare, svuotare le valigie, sistemare tutte le cose e praticamente avere una casa degna di essere chiamata tale. Ma va bene, quindi adesso praticamente sono nel disordine più totale, infatti vi chiedo scusa se vedete delle robe, cose insomma che non dovrebbero esserci. Siate clementi con calità vostra. Il primo video effettivamente che registro nella mia casa, che ritorno come ai vecchi tempi davanti alla videocamera, no? E sensazione alquanto strana, ma molto molto piacevole, perché anche questo mi era mancato molto. Qua sparano veramente, succede un po' di tutto, ma lasciamo stare, voi fate finta di niente come al solito. Ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per aver apprezzato i miei video vlog, con tantissimi commenti, con tantissimi like, mi avete lasciato dei messaggi pieni d'affetto su YouTube, ma anche sui vari social, Instagram, Facebook, Snapchat, mio amato Snapchat, che adesso continuerò ad usare a bomba, e quindi vi ringrazio tantissimo. Però l'altra faccia della medaglia, c'è sempre un'altra faccia della medaglia, che come si dice a Napoli, o buono o malamente, no? Io abbiamo detto buono, ma malamente. Sì, non sono più quella di una volta, sono cambiata, perché non mi faccio più travolgere dalle critiche negative, dalle batoste. C'è una corazza di ferro che tutte le cose rimbalzano, tornano indietro come delle maledizioni. Quindi fate attenzione, chi dice del male contro carità vi torna indietro. Veramente, lo sto scherzando, perché vabbè, lasciamo stare, questa è una cosa che vi racconterò un'altra volta. Io mi affido molto alla provvidenza, no? E non c'entra essere credenti o non credenti, non c'è bisogno che voi crediate in Dio oppure no. Io cerco nella mia vita di comportarmi sempre bene, anche con la persona più inutile, che se mai si possa dire che una persona è inutile, una è utile, magari non rivedrò mai più nella mia vita, o che magari così. Io cerco di comportarmi bene con tutti e di non fare agli altri, sembra male, non fare agli altri quello che non voglio sia fatto a me, perdonate. Sapete che con congiuntive e condizionali faccio cazzotti? Per il semplice fatto che credo molto nella provvidenza, nel karma, come volete chiamarlo, cioè io dico... Tu mi hai detto una cosa cattiva a me, mi hai detto una cosa proprio brutta. Spesso, quasi sempre, sono delle donne che mi dicono delle cose veramente, veramente brutte. E io dico, la peggior, no, punizione, ma nemmeno, sicuramente questa cosa che hai detto ti tornerà indietro, e quindi non c'è bisogno che mi metta là a vendicarmi, a dirti qualcosa di peggio, no. La vita farà il suo corso e ognuno avrà quello che si merita. Io, poiché non voglio fare l'angioletto, ma mai nella mia vita sono andata sotto un video di una, sotto un commento di una, una foto di una, a dirgli tu sei questo, tu sei quello. Per il semplice fatto che voglio comportarmi bene, quindi non mi va, è inutile, ma anche nella vita di tutti i giorni, secondo me
bisogna comportarsi bene, no? Perché poi riceviamo un po' quello che diamo. Invece molto spesso dietro il computer leoni, faccia a faccia coglioni, cioè praticamente sono queste persone che dietro il computer, poiché magari il 15 agosto sei a mare, metti una foto in costume perché a mare si va in costume, loro ti dicono che tu sei una zoo, oppure sei una poo, oppure sei una tro, e insomma io ho ricevuto, io penso su YouTube Italia, di essere la persona convinta, io sono convinta di questo, sei la persona che ha ricevuto più insulti, più critiche, più parolacce, più robe veramente pesanti su me, mio fidanzato, mia famiglia, su tutti. Io non voglio mettermi a commentare queste robe, veramente magari poi lo farò un altro video, ma quando... adesso no, perché sono talmente felice, non voglio mettermi a rispondere al singolo commento, a volte l'ho fatto, no? Perché se mi girano, può darsi pure che poi un video prima lo faccio. Però mi metto, che cosa devo rispondere a chi mi ha detto ah guarda sei una zoccola, ah guarda sei una puttana, non hai vergogna, vai in giro nuda, semplicemente perché io ho un pantaloncino e sto in un paese di vacanza, cioè voglio dire, come devo andare camminando, col burka? Ma ho il piacere di rispondere a quella fetta di persone che invece mi segue e mi ha posto delle critiche, mi ha posto delle osservazioni su che mi hanno fatto riflettere. Quindi ad esempio ci sono alcune persone che mi hanno detto, io mi sono segnata nei commenti, sei cambiata, hai stravolto il tuo canale, quindi perché praticamente ho fatto tanti vlog, no? Adesso che è estate, ma questo è un video che io mi trovo a fare tutti gli anni, puntualmente a settembre, perché per il semplice fatto che molto spesso le persone non capiscono che quando bisogna registrare i video bisogna avere una postazione, le ricette, bisogna avere gli ingredienti, bisogna avere una casa per poter fare determinati video. Stando in vacanza, la cosa più facile, più immediata che ti viene da fare, conciliandola alla tua vita di vacanza, è quella di fare vlog. Ovviamente non è che mi sono portata le robe e mettevo nella stanzetta dell'albergo, ah Max tu vai al mare, io faccio il video, mettevo a girare il video, Max diceva questa sei scemonita. Ho fatto più vlog, è vero, ne ho fatti veramente tanti, ma li ho fatti per il semplice fatto che mi andava di farli, mi sono divertita e penso che perciò sono stati così tanto apprezzati, perché si è visto che noi ci divertivamo, che io mi divertivo, io sono proprio così. Carlita Dulce non è solo una persona appassionata di cosmetici oppure di ricettine, chi mi conosce per le ricettine, chi per i cosmetici, chi per la forma fisica, ma è anche una ragazza, sono io, quella nei vlog, la mia essenza più profonda sono io, sono così, sono pazzerella, sono allegra, sono proprio così. Molto spesso nei video, ah non parlare in dialetto perché non si capisce, ma io nei video non mi dimentico anche che c'è la videocamera, cioè sono me stessa, sono io, sono così proprio, mi diverto. E chi è che in vacanza non vuole divertirsi, ridere, scherzare, fare i balletti, no? Molto spesso alcune persone invece hanno detto, ah sei un esibizionista, vuoi metterti in mostra, ma non è voler mettersi in mostra, casomai voler ridere, voler trasmettere agli altri quella gioia e quella felicità che c'hai dentro, perché comunque, bene o male, alla fine io sono una persona abbastanza felice e soddisfatta, non ho realizzato, non ho grandi cose nella mia vita, ma quello che ho mi basta, perché comunque, ecco che adesso mi crollerà tutto. Sono una persona molto molto positiva di mio, cioè non mi creo mai problemi, anche se ho un problema per me non è un ostacolo, ma è semplicemente una sfida, è una cosa per mettermi alla prova, ok affrontiamo, ok c'è questo problema, non è un problema, è una situazione, la dobbiamo affrontare, dobbiamo risolvere la stoppa e torniamo più forti di prima, così sono io, non sono la tipa che si piange addosso, non sono mai stata una persona che vede problemi anche dove non ci sono, vedo il bicchiere sempre mezzo pieno, no? E quindi io ho sempre voglia di ridere, di scherzare, in particolar modo in vacanza, no? E quindi è proprio questa cosa, sto facendo un balletto, accendo la videocamera che voglio trasmettere agli altri questa felicità, questa gioia, questa stupidaggine, queste scemenze che ho dentro e voglio trasmettere anche agli altri. E sono contenta perché a tanti sono arrivati, no? Poi cioè, ovviamente ci sta sempre chi si deve lamentare, magari chi è infelice, chi è frustrato nella vita. Io penso che veramente i veri problemi siano altri. Il vero problema, ad esempio, è stato quello che abbiamo visto tutti quanti al telegiornale: persone che sono trovate improvvisamente senza casa, senza la persona amata, senza figli, senza madre. Quello secondo me, cioè, quelli sono problemi. Cioè, noi veramente ci dobbiamo godere ogni attimo, dobbiamo goderci ogni attimo, perché veramente in confronto i nostri problemi sono proprio piccolissimi. Non abbiamo problemi, non può essere un problema, una cazzata.
i problemi sono quelli, per me quelli sono i problemi, non avere più una casa, non avere più la persona amata, non perdere un figlio, quelli sono i problemi, quelle sono le tragedie, un evento, una tragedia così grande, no? Che si abbatte improvvisamente sulla tua vita, quello secondo me è un problema, tutto il resto no, quindi tutto il resto no, quindi perché non dovremmo ridere, non dovremmo gioire, non dovremmo essere tutti felici assieme? Purtroppo è un'utopia, perché poi alla fine le persone sono sempre infelici e frustrate per qualcosa, si vogliono sfogare sugli altri. Ma non c'è problema, io non mi abbatto, io sono forte e sono più forte di prima, tutti i vostri insulti, le vostre critiche, ora io parto sempre più forte di prima, grazie al supporto di tantissime persone che veramente vi ringrazio, siete la mia forza veramente, perché mi incoraggiate, vai vai, non ci pensate, non vi dar retta, vi ringrazio tantissimo. Quindi, morale della favola, continuerò a fare come al solito video di vario tipo, prodotti al supermercato, recensioni, prodotti bio, ricette, cosmetiche, prodotti per capelli, ricettine, cosmetici naturali, alternate sempre ai vlog. Farò sempre un po' di tutto per accontentare tutti e perché mi piace far tutto. Mi annoio a far sempre la stessa cosa, quindi voglio variare. Se domani viene in mente di fare un video nuovo, una cosa nuova che non ho mai fatto, lo faccio, perché io il mio canale è sempre in continua evoluzione. E lo è sempre stato, non ho mai fatto solo le ricette, non ho mai fatto solo... Se vi piacciono le ricette, se vi piacciono le ricette cosmetiche, seguitemi sul mio blog www.caritadolce.com, non vedete tutte le cazzate che faccio io nei videolog, i balletti, le robe, così. Volete le ricette? Là trovate le ricette, trovate le recensioni dei prodotti, ogni giorno escono post nuovi sul mio blog, da mesi, da anni veramente, e ogni tanto metto una foto su Instagram, sul mio blog, ah, finalmente qualcosa di utile, no, guarda, veramente ogni giorno ci sono post sul mio blog, quindi andatele a vedere se vi piacciono, e tornerò anche con i video di ricette, di recensioni, prodotti sul mercato e tutto, e ovviamente non posso fare solo ricette, non sempre sono apprezzati, purtroppo, ahimè, infatti quando ad esempio ne facevo qualcuno in più prima, mi erano molto molto criticati, mi ricordo che mi pesava tantissimo sta cosa, ci mettevo tanto impegno e mi erano molto criticati perché molte persone mi dicevano: ah, ma io mi scoccio a fare ste robe, ma dove li prendo tutti questi ingredienti, devo spendere tutti questi soldi, e quindi adesso praticamente resta il fatto che io mi soffermo più sul genere di ricette e di rimedi naturali più semplice, più alla portata di tutti, quindi perché ho capito che piace sta cosa di non spendere tanti soldi, di farlo rapidamente, quindi farò quel genere là, continuerò a farlo perché so che mi piace. E purtroppo le persone che criticano usano, diciamo, questa cosa per scusa, no? Una scusa per insultarmi, diciamo la verità. Tante persone dicono: ah, ma perché non fai più le ricette? Mo ti sei montata la testa. E mi insultano: adesso sei questo, sei quello, semplicemente perché la usano come scusa. Ma non è che loro vogliono le ricette. Semmai prima le ricette me le criticavano pure. E se faccio video di ricette, manco se li vedono, non mi filano. Semplicemente che usano questa cosa per insultarmi, come scusa per insultarmi, e perché vorrebbero tapparmi le ali, cioè tapparmi le ali nel senso di dire: ah, Carita, torna a fare le ricette, poi Carita, cuccia, zitta, torna a fare le ricette a posto tuo e non puoi fare tutto il resto. Eh no, Carita fa tutto quello che gli pare perché io sono uno spirito libero e nessuno mi ferma. Quindi sono stata vittima di insulti, critiche, offese pesanti di tutti i tipi, a me, ai miei familiari e a tutti, ma riparto, sono più forte di prima, vado avanti grazie al supporto di centinaia di migliaia di persone, iscritti che aumentano sempre di più, vi ringrazio tantissimo per il vostro seguito che mi dedicate su YouTube, sui vari social, tutti i messaggi d'affetto che mi lasciate, veramente cresciamo sempre di più, sempre sempre di più. Mi fermate per strada, in vacanza, ho incontrato tante di voi che mi hanno raccontato chi è riuscita a superare un problema di pelle, chi di capelli, chi semplicemente mi dice: guarda, mi vedo tutti i tuoi vlog, mi trasmetti un'allegria mentre studio, mentre faccio qualcosa, mi stacco 10 minuti pure la sera prima di andare a dormire, mi vedo un quarto d'ora il tuo video, mi vado a dormire serena, spesso mi vedo anche video vlog vecchi perché mi fai tornare il sorriso, insomma tutto questo per me è fantastico, cioè mi chiedete, mi è venuto un brivido, una pelle d'oca, una cosa fantastica, quindi io amo YouTube per questo, perché per me è condivisione, a 360 gradi, qualsiasi cosa, no, che io scopro, io provo, io faccio, io vedo,
faccio un video e lo condivido con voi e voi lo apprezzate, poi mi dite che vi siete trovate bene, poi mi dite che vi ha fatto sorridere. Questo per me è YouTube e questo rimarrà per sempre. Mi vedrete sempre col sorriso, mi vedrete sempre affrontare tutto, perché questo è il mio carattere, sono fatta così io, quindi non mi si butta giù facilmente, fortunatamente. Spero di trasmettervi anche a voi che magari siete caratteri un pochino più che vi fate abbattere. No, non fatevi abbattere da nessuno, nessuno è meglio di voi, ragazze, credetemi, perché molto spesso chi vi offende, no? Io per esempio mi accorgo di questa cosa, le offese vengono da sempre da chi, cioè, ti dice vedi negli altri quello che, cioè i tuoi difetti li vedi negli altri. E praticamente, ad esempio, se una persona ti dice che hai questo difetto, lei lo ha più grande di te. Guardate, è sicuro, sta cosa è sicura proprio. Infatti io spesso dico, ma come? Per esempio mi dicono, ah, sei questo, sei quello. Io dico, ma che ottimo, ma è una maglietta scollata, magari mi hanno detto le peggio cose. Vai a vedere sul suo profilo, foto alla Belen, tutte provocanti, col perizoma che spuntano fuori. Ah. Oh vabbè, tu dici, ma come? Ma non è possibile. Non vi fate abbattere, nessuno è meglio di voi e non c'è niente che voi non possiate riuscire a fare se lo volete veramente. Niente, riparto alla grande anche con il mio secondo canale, che so che vi mancano tanto le mie ricettine di cucina per essere in forma, sani e belli dopo l'estate. Abbiamo messo su qualche chiletto, ma Carlita ve lo fa smaltire subito, sempre con allegria e con gusto, quindi seguitemi anche sul mio secondo canale www.youtube.com/pachitopiccante e tornerà anche Pachito con qualche sua ricettina, ci stiamo organizzando, e poi tutti i vlog al suo mercato, le recensioni della spesa, tutto, i video con mia sorella, aspettatevi tutto, sempre un video al giorno sul mio primo canale, questo sul secondo canale, posto sul blog, sempre attiva su tutti i social, seguitemi su Facebook, su Twitter, su Instagram, su Snapchat. Cos'altro dirvi? Vi voglio bene assai e ci vediamo al prossimo video. Ah, se avete delle richieste, fatele qua sotto. Se avete anche insulti, fateli qua sotto. Io vi video tutto, eh. Ciao!